Avete bisogno di crediti per FIFA 18? Footloot.com, passate nel link in descrizione. Bene a tutti ragazzi e ben ritornati da Posso Giocare. Siamo tornati di nuovo su FIFA 18 e siamo qua ragazzi, da come avete letto dal titolo, finalmente con l'inizio del Road to Glory. E sono qua signori per presentarvi subito una squadra, ma più che altro un giocatore che avete letto sempre dal titolo. Signori, iniziamo questo Road to Glory, questa fantastica serie qui su FIFA 18 con Gullit 90. E signori, è questa la squadra che io sono andato a creare attorno. Vedete che ben di Dio ragazzi, Gullit 90, l'ho pagato 3.799.000 crediti, veramente tantissimo. Ma signori miei, iniziamo questa serie di Road to Glory con Gullit. Poi quando finirà questa serie ce lo venderemo e andremo a comprare Ronaldo e il fenomeno 94. Quindi mi sto mettendo da parte i crediti per poi andarmi a comprare Ronaldo e il fenomeno. Come funziona questo Road to Glory? Beh, ormai lo sapete ragazzi, ma ve lo voglio rispiegare velocemente. Praticamente ad ogni gol e ad ogni assist che effettuerà Gullit sarà un potenziamento che andremo a utilizzare per la nostra squadra, per un qualsiasi giocatore a casa. Ad ogni skill goal invece diamo due potenziamenti che possiamo sempre utilizzare per la nostra squadra. Ogni gol da fuori area vale un altro potenziamento. Ogni gol di pallonetto un altro potenziamento. Ogni doppietta di Gullit vale un potenziamento più. Ogni tripletta vale 2 punti in più. Ogni poker di Gullit vale 3 punti in più potenziamento. Ovviamente poi abbiamo il bonus vittoria che vale sempre un punto. E se perdiamo ci dobbiamo togliere un punto invece dai nostri risultati che otteniamo durante la partita. Questi sono i punteggi che andremo a utilizzare noi per questo Road to Glory. Ovviamente io vi scrivo qua sotto in descrizione, così almeno raga, se mi scordo qualcosa l'avete qua sotto in descrizione. Se avete qualcosa da aggiungere oppure da cambiare e modificare, scrivetemelo nei commenti, così gli do un'occhiata e la possiamo sistemare insieme. Praticamente per arrivare e terminare questa serie dobbiamo arrivare al massimo delle carte in cui noi possiamo appunto arrivare. Quindi praticamente i punteggi sono da bronzo normale a bronzo raro, da bronzo raro argento normale, da argento normale a argento raro. D'argento normale possiamo mettere d'argento normale argento raro, d'argento raro oro normale, oro raro in forma. Poi se abbiamo qualche giocatore anche full champions possiamo metterlo tranquillamente. Dall'if abbiamo premente l'icona, raga, che sono le carte quelle più gettonate. Quindi dopo l'if vengono tutte le carte tipo togs, icona e cose varie. Così almeno raga abbiamo bene bene la struttura senza andare a mettere troppe carte. Se per caso io ho un argento del full champions che posso andare a utilizzare, lo posso utilizzare come se fosse un argento in forma. Ok, tra parentesi, quindi parentesi io ho argento normale, argento raro e voglio mettere un giocatore full champions, posso tranquillamente farlo e vale come if argento, diciamo. Solamente se abbiamo a disposizione quei giocatori senza andarli a comprare cose varie. Spero di essere stato più chiaro possibile, spero di non essermi scordato nulla, ma se ci fosse qualcosa che non va, controlleremo insieme. Andiamo subito a cercare il nostro avversario. Abbiamo usato questo modulo, il 4-2-3-1, che mi avete appunto consigliato voi quando feci la live per dove sono andato poi andarmi a comprare. Il 4-2-3-1 è il modulo che voi mi avete consigliato nella live, in modo tale da sfruttare bene Gullit. E vediamo un attimino quello che riusciamo a fare. Mi raccomando ragazzi, un bel like, voglio tutto il vostro supporto. Vi chiedo gentilmente per questo primo episodio di arrivare almeno a 20.000 like per farmi vedere tutto il vostro supporto. Ho investito quasi 4 milioni di crediti per prendermi Gullit. E poi ragazzi ne dovrò investire quasi 8 milioni per prendermi Ronaldo il fenomeno 94. Siamo ragazzi, ci ha trovato il nostro primo avversario, vediamo un pochettino che squadra c'ha. Ok, fatta di ori e bronzini e di un bel togs. Ragazzi siamo pronti, abbiamo l'onore di provare per la prima volta un bel Gullit 90. Quindi vediamo un attimino quello che riusciamo a fare. Sarà penso una serie comunque almeno inizialmente credo sarà molto difficile, raga, perché alla fine abbiamo tutti i bronzini. Però raga guardate che bestia che è, cioè è inconfondibile Gullit, è una bestia incredibile. Io ancora devo disattivare questa cosa che si vedono i numeri, va a cagare. Corre come al vento Gullit, corre come al vento Gullit, ancora Gullit, ancora Gullit, ancora Gullit. Mamma mia raga, ma... ah, c'è il fallissimo. Fallissimo. Ah, poi non vi ho detto ragazzi, anche Rage Quit vale un punto comunque. Ovviamente noi abbiamo il nostro Gullit, vediamo se riusciamo a segnare. In caso contrario va bene. Ancora Gullit, ancora Gullit. E prende il palo. Ad ogni palo non l'ho messo il punto, eh. Mannaggia, sennò diventavo un miliardario. Vai Gullit, fatti sentire Gullit. Non te può prendere nessuno Gullit. Non possono. Non sono disumani come te. Non possono Gullit. Ok. Ok Gullit. No. Attenzione. Attenzione Gullit. Eccolo qui. E ci... no vabbè, non ci credo. Non ci posso credere.
Posso fare tiri a giri, tiri come mi pare, ma non va. Ecco, ora subiamo pure il gol. Oddio. Meno male, intervento bellissimo del portiere. Vai. E daglielo, mamma mia, finalmente. Gullit, signori. È finalmente arrivato sto gol al 77esimo, un altro po'. Con sti bei baffoni. Finalmente, tutto storto, va a tirare il segna Gullit. Primo punto bonus per noi. Non corre. Vabbè, ci ha fregato all'88esimo, Simo. 88esimo, ragazzi. Mannaggia li sandali. The Gullit. Perché mi sono concentrato troppo su lui. Sto cercando di fare troppi gol col Gullit, secondo me. Bello. E daglielo, Gullit. Ci sta, ragazzi. Doppietta per Gullit. E vale un punto extra. Quindi sono due gol di Gullit, due punti. E la doppietta che è un altro punto. Quindi tre punti bonus per noi. No, tacci sua, guardalo. Faccio il gol io, questo fa due passaggi e arriva in porta. Mortangoli aereo. Vai Gullit. Vai Gullit. Mamma mia, va bene. Andiamola al centro, raga, come viene viene. Ma ne vado, tocca andare ai rigori. Ma che palle, oh. Tocca andare ai rigori, che palle, io non so buono. Bene. Iniziamo una grande, quindi vabbè. Meno male che abbiamo fatto i tre punti bonus. Che con i rigori persi almeno andiamo alla pari. Cioè, ci arriviamo un punto, almeno ne abbiamo due buoni. Prendo pure il palo sui rigori, dai, ma è incredibile. È incredibile, raga. È incredibile. Vai. Almeno un gol, grazie. Non so proprio capace, raga. Questo mi sta a fare tutti. Io penso che tira dritto, invece no. Ok, strano, abbiamo segnato. Tutti là tirati, vabbè, dai. Perfetto, perfetto proprio. Comunque sta partita l'ho voluta perdere io, raga, perché mi sono troppo concentrato con Gullit e ho subito sia parecchi gol e sia ovviamente non ho fatto i gol che dovevo. Comunque avevamo tre punti, un punto lo togliamo perché abbiamo perso, quindi due punti per noi. Possiamo cambiare già qualcuno a nostra scelta, perché se no, raga, qui veramente è un casino incredibile. Allora, ho fatto un piccolo upgrade, praticamente da bronzo non raro a bronzo raro abbiamo messo il portiere. Abbiamo un altro upgrade che possiamo fare, vediamo un attimino chi andare a cambiare. E abbiamo upgradato l'altro e abbiamo messo sempre un bronzo raro. E vediamo un po', raga, questa per essere la squadra, mettiamo un bel allenamento perché sono veramente fracichi, sono stancati in bordello. Prima partita fatta, prima sconfitta, grande Simon C, complimenti. Ok ragazzi, secondo avversario, speriamo qua ovviamente di andare a vincere, ma bene, mi sa che qua abbiamo tanti quei sganassoni che manco se riconosciamo a fine partita, raga. Ha una squadra molto strana perché ha un CDC come terzino, ha TT come esterno, ha TT come centrocampista, però raga ha una squadra che comunque è forte, ci posso fare niente, c'ha quel cacchio di Henry là davanti che mi ci dia. Vai ragazzi, siamo partiti. Allora, Simo, non ci concentriamo troppo su Gullit perché sennò perdiamo. E poi a me da andare ai rigori non me va, perché io, raga, perdo. E sta cosa non mi piace. Devo anche cambiare sta cacchio di impostazione che mi fa vedere i numeri sopra. Io non le voglio vedere. Non capisco manco che tasto devo premere, raga, sinceramente, perché se premo analogici non mi fa niente. Ecco qua, ancora Gullit. Ancora Gullit. Ancora Gullit. Va bene. Buono, buono, buono. Andiamo al centro sperando che riusciamo a fare gol. Ci poteva stare l'assist. Mannaggia. Bella, questa è bella. E poi c'hai i piedi fucilati. E c'hai i piedi fucilati, Thompson. Bello, vai Gullit. Vai Gullit, sì. Oddio, raga, abbiamo fatto lo skill goal qua. Ci sta, signori. Questo è lo skill goal, Guarda che roba, perché ve lo faccio rivedere. Ho premuto LT. Si ferma. Pam. Ci sta, signori. Ci sta, ci sta. 1-0 per noi. Anche vero che all'apparenza sembra un gol normale. Possiamo anche semmai classificarlo normale, raga, anche se io so che comunque è uno skill goal. Che è? Madonna mia. Gliel'ho crepata questa. Vai. Pallonetto. No!
Non ci credo. Non ci credo neanche dei pallonetto, raga. Che poi era pallonetto da fuori aria, quindi poteva essere veramente tanti tanti punti potevano essere. E invece no. Vai, Gullit. No. Oh. Ah sì. Madonna che ha fatto Gullit. Madonna come ha scavalcato il portiere, raga. Mamma mia, 2-0. Doppietta per noi di Gullit. Quindi sono due punti per i due gol. E abbiamo il punto della doppietta. Quindi sono tre punti per noi. E in questo caso anche vittoria e rage quit. Quindi dovrebbe essere quattro punti. Tiè. Raga, allora abbiamo vittoria, rage quit sono due punti. Due punti dei gol. Quindi sono cinque punti abbiamo fatto. Madonna mia. Cinque punti per noi in questo giro. Tanta tanta roba, raga. Allora, ragazzi, abbiamo messo già il primo giocatore Foot Champions. Abbiamo messo Tarik Fosu. Praticamente da bronzo non raro a bronzo raro, argento normale, argento raro e argento Foot Champions. Vedi, come vi ho detto, già abbiamo utilizzato appunto il punto extra. In più abbiamo l'ultimo punto che possiamo upgradare un nostro ultimo giocatore. Vediamo un attimino cosa possiamo andare a mettere. Ok, abbiamo fatto l'altro upgrade, signori. Abbiamo messo un altro bel bronzino raro. Quindi questa qua è la squadra per questo primo episodio. Quindi tanta tanta roba. Signori, spero che questo appuntamento vi sia piaciuto. Mi raccomando, un bel pollice in su, commentare, condividete, passate la pagina Facebook e Instagram. Trovate tutti i link nella descrizione. Ci vediamo con un prossimo appuntamento, ragazzi. Veramente tanta bella robetta. Al prossimo video. Ciao, signori.